Siamo con Andrea Penna, uno dei editori, a presentare un libro che parla di fare la pace col passato. Come si fa a fare la pace col passato? Il trucco che ho trovato io, la pace col passato si fa nell'accettarlo. Accettarlo indipendentemente dalla nostra cultura e dalla nostra morale. Partire dal principio che possiamo avere delle morali, delle culture differenti. Quindi ogni epoca storica ha la sua morale, quindi i miei genitori, i miei nonni, i miei antenati ragionavano e valutavano il significato della vita, il rapporto familiare, il rapporto con i figli in un modo completamente differente dal nostro. Quindi l'unico atteggiamento corretto è onorarli, cioè rispettare che loro potessero avere una interpretazione della vita differente dalla nostra. E quindi si fa la pace con delle ferite, si ripara quel passato? Ho visto che accettando ciò che hanno fatto i nostri antenati è come se noi non dovessimo più istintivamente riparare ciò che noi riteniamo loro un torto. Cioè le nostre rabbie in realtà rappresentano una spinta inconscia per riparare ciò che noi abbiamo ritenuto un torto del passato. Quindi accettando che i nostri antenati abbiano fatto quello che hanno fatto, in automatico attraverso questi riti riduciamo la rabbia riparativa all'interno della nostra psiche, che avviene come in automatico. Questa è l'esperienza che hanno ottenuto personaggi anche come Hellinger attraverso le costellazioni. Quindi si costella qualche cosa e succede in modo spontaneo una pace, viene fuori una pace. Sì, è come se il nostro cervello, il nostro corpo fosse un computer. Noi andiamo a modificare l'ordine di un programma. Modificando l'ordine del programma, il risultato del programma è completamente antitetico. Quindi bastano poche mosse per avere un effetto completamente diverso, un po' come la teoria dei frattali. Quindi tutto torna. Tutto torna, sì, con estrema facilità tutto torna, cioè l'invenzione di questi riti che in realtà erano gli stessi che utilizzavano gli uomini primitivi, che sono ancora quelli che usano gli uomini che vivono in modo semplice nelle savane, è quello che la psicologia moderna sta iniziando a scoprire, cioè a partire dallo psicodramma che è stato inventato negli inizi del 1900 fino alla soluzione delle costellazioni familiari. Grazie, Andrea Penna, Marta Palitto, prime 10 pagine per il Salone del Libro. Grazie. Grazie, grazie.